Ora facciamo un video, dopo prendiamo il cellulare che ce l'ho pronto e guardiamo qualcosa sul cellulare, novità, leggiamo, che io so leggere, e facciamo anche palestra qui, dopo la prossima lo facciamo sopra, ok? A terra, sopra, dopo, quando ho tempo, quando vado sopra. Ok, sta registrando. Basta! Avete visto, raga? Gigio Donnarumma umiliato in spogliatoio, discrezioni sul dramma, il club. Vabbè, mi dissocio, che io so leggere. Qua dice, ah vabbè, quello dei pirata, il cartone animato. On Pace, lo conoscete l'anima? Il cartone voglio dire, mi dissocio. Che è la mia infanzia, di queste e tutte quelle canzoni, no, i canzoni, i cartoni animati della nostra infanzia, quando eravamo piccoli, da ora. Porto i video per voi. La mattina no, che lavoro giardino e zappavigne, piando pomodoro, patate e cipote. Dopo, quando torno, mi faccio la doccia, mi riposo, dopo quella 3 giorni, aiuto qua a pulire. Che io sono un uomo di casa e so fare tante cose, non come voi che siete scemi, non fate niente, non studiate, non andate a lavoro, non fate niente della vostra vita. Io faccio tutto, ho 29 anni e faccio anche io lo youtuber che sono famoso, ma non sono andato mai in discoteca, volevo andare, forse ancora sono chiusi, do bordello do coronavirus, vabbè. Andiamo a fare palestra lì. Mettiamo pausa. Andiamo. Qua c'ho le maglie, non sono, ma fa, le maglie non mi vengono e si vede un poco, vabbè, io sono magro, voi siete grossi, fate palestra, raga, come me, mettete le mani qua o buttate a terra, fate ginnastica, dopo fate quello così, cioè tutti i maniere potete fare palestra, raga, aspettate. Andiamo. Ma che fai, palla di lardo? Tu non fai nessuno sforzo per superare questo maledetto ostacolo del cazzo! Se Dio te lo voleva far superare senza sforzi, ti miracolava e ti faceva spuntare le ali al culo! Fai passare il culo dall'altra parte, avanti! Ma com'è che non te la fai, me lo dici? Scommetto che se ci fosse una bella fica lassù ci arriveresti come in cima all'ostacolo! Dico bene! Signor, sì, signore! Hai un culo che pari un quintale e mezzo di chewing gum masticato, te ne rendi conto, palla di lardo? Basta così. Andiamo.